Amici di TV6, buonasera, bentrovati a questo Zoom In. Questa sera parliamo di scuola e parliamo di una scuola in particolare, l'unica in Abruzzo. Parliamo di questa scuola con due graditi ospiti, il professor Lino Befacchia, per tanti anni preside del liceo scientifico ad indirizzo aeronautico e giuridico di Corropoli. Buonasera professore. Buonasera. E parliamo questa sera, abbiamo gradito ospite anche il generale Federico Sepe, che è il presidente della Fondazione Val Vibrata College. Generale, buonasera. Buonasera. Io partirei dal professor Befacchia, che è un volto conosciutissimo non solo in provincia di Teramo, direi in tutto Abruzzo, per parlare di questa scuola, una scuola per puntare in alto. Abbiamo così intitolato il nostro Zoom In, perché parliamo di un indirizzo aeronautico, di un liceo scientifico particolare che vede i ragazzi, una volta usciti da questa scuola, trovare il lavoro, tra virgolette, se possiamo dire, con una certa facilità. E questa è una cosa importante oggigiorno. Laddove c'è impegno, dove c'è ambizione giusta, sostenuta dal giusto lavoro, si apre il ventaglio delle opportunità. Le certezze non esistono in nessun contesto, però chi ben comincia, noi diciamo abitualmente, a metà dell'opera. I ragazzi che finora ci hanno accompagnato, che noi abbiamo accompagnato, ormai siamo al decimo anno, stanno raccogliendo successi professionali interessanti, sia quelli che prendono l'itinerario verso le stellette, verso le forze armate in prevalenza, ma non solo aeronautico, sia quelli che continuano nel corso di studi universitari. Abbiamo ragazzi che in varie parti d'Europa hanno raggiunto risultati davvero, davvero lusinghieri. Stiamo vedendo qualche immagine, generale Sepe, la scelta della fondazione che lei presiede è stata una scelta che si è rivelata subito vincente. Certamente, tornando indietro di 10 anni, come diceva il professor Befacchia, siamo al decimo anno scolastico, anzi anticipo che stiamo pensando a una celebrazione proprio per il decennale. Si stanno concludendo, sì, i primi due cicli. I primi, sì, due cicli, tornando indietro, in effetti il nostro progetto è stato... Abbiamo pensato a un progetto ambizioso e tutto sommato eravamo anche un po' preoccupati per, ora, dati i risultati che si sono avuti sia nelle scuole militari, nelle accademie e nelle più prestigiose università italiane e anche straniere, diciamo con soddisfazione dei ragazzi, della famiglia e anche nostra, possiamo dire di aver guardato con lungimiranza e con sicurezza di poter continuare ancora nel percorso intrapreso. Professore, diciamo subito, anzi lo vogliamo ribadire perché l'ho detto io in apertura, che il liceo scientifico di indirizzo aeronautico e giuridico si trova a Corropoli, provincia di Teramo, presso la Badia dei Celestini. Questa è l'unica scuola in Abruzzo con questo indirizzo, oltre 250 ragazzi, due indirizzi quali quello aeronautico e giuridico economico. Dal prossimo anno ci sarà un terzo indirizzo, quello di biotecnologie. I due indirizzi ormai storici ci hanno assicurato davvero dei successi, come diceva il nostro generale, insperati. Noi abbiamo puntato sempre sulla serietà di un impegno, trattasi di scuola paritaria che molte volte ha dovuto selezionare le richieste perché gli spazi non sono così ampi. Abbiamo 10 classi, abbiamo avuto anche momenti di 12 classi però con spazi davvero ridotti al minimo e quindi siamo rimasti nelle 10 classi che ci permettono ancora di avere laboratori, che sono elementi didattici e non secondari. Da quest'anno c'è questa ulteriore opportunità, un nuovo corso che in realtà si attiva dal terzo anno, perché il biennio è un biennio comune, formativo, che ha due, accanto all'impianto tipico del liceo scientifico, materie come diritto e scienze affini, e poi volo, rudimenti e volo, sì. vero? Sì. Sì. Al terzo anno i ragazzi fanno la scelta, ecco, biotecnologia è un'ulteriore opportunità, lì è conseguente questa scelta ad un piano che si è strutturato con l'Università di Teramo, con l'Istituto di Agraria, che rappresenta per Teramo uno dei poli dell'eccellenza, no, del mondo accademico. C'è stata la presentazione qualche tempo fa, noi pensiamo che per il territorio un indirizzo del genere costituisca un'ulteriore opportunità, così i ragazzi prima di scegliere potranno conoscere davvero le occasioni formative che questa scuola offre
anche in questo caso penso che sia l'unica in questo settore delle biotecnologie. Generale, inutile sottolineare che oggi, soprattutto nel nostro paese, l'arma, in questo caso l'arma aeronautica, continua ad avere un grande prestigio e questa scuola prepara ragazzi che un domani potrebbero anche entrare nell'arma aeronautica, soprattutto andare a ricoprire delle professionalità importanti come il pilota di aereo, il controllore di volo e anche altre attività. Sì, in effetti la nostra scuola, che è nel territorio, non abbiamo succursali né in passato né al tempo presente, si pone portando avanti i due obiettivi del programma, la cultura e i valori. Indubbiamente devono andare di pari passo per il proficuo del percorso quinquennale scolastico e anche per il futuro dei ragazzi. A questo noi abbiamo una strumentazione di primissimo livello. Abbiamo visto qualche immagine. Il simulatore di volo, il simulatore del traffico aereo e la stazione meteorologica, il che permette ai ragazzi di accrescere, al di là del bagaglio teorico, una motivazione, perché la pratica è quella che praticamente è l'organo propulsore di tutto quanto. Indubbiamente lo sviluppo è in questi tre orizzonti che l'arma aeronautica praticamente la fa da padrona. E noi abbiamo, in questi 10 anni di attività scolastica, abbiamo statisticamente dei risultati molto apprezzabili, con indici molto alti, perché i ragazzi che sono passati sia nelle scuole militari che in accademia, soprattutto l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, hanno fatto sì che praticamente questi ragazzi si stanno posizionando e come allievi in Accademia. Ne abbiamo uno che già è aspirante e che usciranno e sicuramente faranno una carriera brillante. Professore, voi chiedete ai vostri ragazzi studio, ma anche in un certo senso disciplina, non una disciplina militare, ma comunque insomma una disciplina di studio un po' particolare. Questa non è una scuola come tutte le altre. Dunque, innanzitutto noi professiamo l'etica del lavoro. Una scuola, per essere credibile, deve essere capace di costruire percorsi non semplificati, ma che consentono ai ragazzi di dare manifestazione di capacità e quindi di forte interesse. Abbiamo chiesto ai ragazzi sempre non l'iscrizione tout court, bensì la convinzione che attraverso il lavoro ognuno di noi può modificare la propria storia personale e, se possibile, anche facilitare la mobilità sociale. Voglio ricordare che il Paese ha subito una modernizzazione, la nostra nazione, una modernizzazione straordinaria quando si è abbattuto l'indice di analfabetismo, quando è cresciuto il tasso di alfabetizzazione e quindi quando il percorso degli studi ha permesso a tanti di uscire dalle secche della campagna. Che cosa chiediamo ai ragazzi? Studio, dedizione, serietà. Ora, la disciplina non è un abito che si costruisce intorno, la disciplina è un comportamento quotidiano, è una prassi di civiltà, di convivenza. È chiaro che la disciplina si fonda sulle regole, ma la nostra Costituzione è il fondamento di tutte le regole successive. Potremmo dire, noi ci appelliamo ai principi costituzionali dove sono scritte tutte le regole. Poi a cascata le altre regole vengono esplicitate. La nostra scuola non è dissimile nei suoi processi, nella sua organizzazione, da queste regole generali, che rispettano innanzitutto le figure apicali, che rispetta il nostro presidente, che viene da una storia personale, professionale straordinaria, che rispetta il capo d'istituto, rispettavo io quando ero preside, rispetta la nuova preside, gli insegnanti e gli studenti. Quindi non è una costrizione. È chiaro che se questo abito collettivo è il risultato di una condivisione, si riducono al minimo, quasi si azzerano i fenomeni che molte volte entrano nella cronaca. Noi non abbiamo avuto in 10 anni nessun fenomeno, nessun evento traumatico, di quelli che ovviamente sui quali la notizia oppure la stampa si butta a capoverso. Stiamo continuando a vedere delle immagini del liceo scientifico ad indirizzo aeronautico di Corropoli. Generale, tanti servizi offre
la vostra scuola. Fra questi c'è anche un convitto, perché tanti ragazzi vengono da fuori, comunque da fuori provincia quantomeno, e quindi era importante poter garantire loro la permanenza in loco durante il periodo di studi, e c'è questo convitto. Sì, noi abbiamo l'annesso convitto nell'ambito del sedime della Badia, e in cui i ragazzi che non possono tornare al termine delle lezioni perché la loro famiglia, la loro residenza è lontana, che per lo più diciamo zona Roma, Napoli, oppure verso Ancona o verso Pescara. C'è un ragazzo dell'Interland milanese, viene da Magenta, vero? Attualmente abbiamo un ragazzo che viene da Magenta, in passato abbiamo avuto un ragazzo che veniva pure da Torino. Fuori provincia, ma è il caso di dire fuori regione. Sì. Ecco, e questo veramente ci fa piacere, perché significa che praticamente il nostro modo di procedere praticamente è un modo di procedere serio che dà dei frutti. Noi nel nostro progetto noi vogliamo essere la continuità di ciò che il ragazzo o la ragazza ha in famiglia. Non vorrei parlare di disciplina, perché probabilmente sì, c'è l'assioma con la disciplina militare, è una continuità di educazione, di comportamenti, come diceva il professore. Poi queste belle immagini che stiamo vedendo hanno mostrato anche questi ragazzi con una divisa. Sì, questa è la divisa di Cerimone. Eccola qui, ragazzi, con la coccarda. Sì, i ragazzi la chiamo la divisa bella. Praticamente portano lo stemma della facciata dell'abbadia, e la caratteristica di questo è che lo stemma è comune, però i ragazzi di prima hanno una stelletta, e mano a mano che si va avanti nelle classi, quelli di quinta hanno cinque stellette. Professore, torniamo un attimo a parlare più dell'aspetto didattico di questo liceo. Liceo dove ci sono le materie classiche di tutti, sì, i licei, ma ci sono delle materie caratterizzanti. Ne abbiamo parlato proprio all'inizio di questo zoom in: teoria del volo, diritto aeronautico, circolazione aerea, navigazione aerea, meteorologia aeronautica. Materie importanti che oggi caratterizzano un po' la nostra società, perché si parla tanto di meteorologia, di tempo e non solo, quindi sono delle materie caratterizzanti, ma che dovrebbero, io credo, far parte sempre più anche di altre scuole probabilmente. Dunque, la caratteristica di questa scuola è che permette al ragazzo di avere innanzitutto un background di tipo teorico. Meteorologia è fondamentale per il volo, ma anche diritto aeronautico è fondamentale, anche navigazione. E poi abbiamo il simulatore. Ora, il simulatore è una macchina complessa. Di solito i piloti di Formula 1, prima di avventurarsi in un circuito, si allenano su quel circuito, va bene, in una fiction, vale a dire attraverso un grande simulatore. Tutte le condizioni sono ricreate. È chiaro che il ragazzo che ha un bagaglio teorico, che è insegnato dal generale, permette attraverso il generale Silverio, mette in pratica il momento in cui entra di fronte alla macchina tutto questo repertorio. Non può commettere gli errori, perché altrimenti qual è l'effetto? Il capitombolo. O entra in stallo la nave, l'aeromobile, oppure addirittura si avvita su se stesso e così via. Dicasi altrettanto per meteorologia. La meteorologia è una delle conoscenze indispensabili per chi esercita, cura questo interesse, che poi molte volte produce, realizza nel vicino aeroclub, perché i ragazzi, tutti i nostri ragazzi, o quasi tutti, hanno almeno il brevetto, il patentino di volo individuale. Molti altri hanno il patentino di volo con il pilota a fianco, oppure addirittura con un passeggero, e quelli che sono più motivati e hanno qualche soldo in più, addirittura sono già affermati piloti di linea. Siamo in conclusione del nostro zoom in, io chiuderei proprio con il generale Sepe. Si parlava all'inizio di questa nostra trasmissione degli sbocchi occupazionali, ne sono davvero tanti. Leggevo su questa brochure: pilota, professionista, controllore di volo, assistente di volo, dirigente di compagnie aeree, hostess e steward, impiegati dei servizi a terra, e poi c'è l'Accademia Militare, un ventaglio di opportunità davvero, sì, grande. È un ventaglio che si sta, ogni anno si concretizza sempre di più. Noi abbiamo già diverse unità in tutte queste figure che lei ha ricordato e che è nella nostra brochure, e questo praticamente è un motivo di orgoglio. Motivo di orgoglio è avere tanti ragazzi nella vostra scuola che arrivano da tutta Italia. Certamente. Lì crescono le responsabilità, ecco, perché quando i ragazzi ci vengono affidati noi dobbiamo avere la massima cura, certo, affinché le famiglie possano dire con convinzione
abbiamo messo in buone mani. Infatti, tornando al discorso del convito, i nostri ragazzi sono seguiti 24 ore su 24, va bene, e praticamente loro devono star bene come a casa loro, e vengono praticamente al termine della settimana, tornano a casa, oppure se non possono tornare a casa praticamente rimangono, ma sempre seguiti, va bene, e in modo che possono bene armonizzarsi e creare così anche delle belle amicizie, ma anche a livello di genitori, perché si creano appunto queste cose simpatiche, e in virtù del quale poi, come già abbiamo modo di vedere per un recente passato, praticamente sono un percorso che poi di amicizia che manterranno sempre. E noi siamo giunti al termine di questo zoom in, abbiamo conosciuto un po' più da vicino questo liceo scientifico ad indirizzo aeronautico e giuridico di Corropoli, ecco qui la locandina. Io ringrazio sentitamente il professor Lino Befacchia per tanti anni preside di questa scuola, e ringrazio anche il generale Federico Sepe, che è il presidente della Fondazione Val Vibrata College. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è al prossimo zoom in, buona serata.